È un freddo mattino di questo inizio d'autunno 2011. Entriamo nel carcere del Coroneo, un vecchio edificio con la scritta Ministero di Grazia e Giustizia, Amministrazione Penitenziaria, Casa Circondariale, Trieste. Varchiamo i cancelli di controllo. Entrare in un carcere, anche se soltanto per una visita, dà sempre un senso di soffocamento. Il cuore a mille, le mani sudano, la gola si asciuga. In una sala, dopo il primo cancello con chiusura automatica, una lapide ricorda che qui è stato incarcerato anche Giovanni Palatucci, medaglia d'oro al merito civile per aver salvato la vita a migliaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Sulla parete opposta, lo stemma colorato della polizia carceraria è stato composto con chicchi di riso da un detenuto. Sul vecchio portone, conservate come cimelio, vi è incorniciato un prezioso merletto, confezionato da una detenuta. Non sembra il girone dantesco che ci immaginavamo. Ci accompagna ai laboratori per la panificazione il responsabile della sicurezza, l'ispettore superiore Romolo Incarnato. Molte storie meritano di essere raccontate, ma non è facile sintetizzare la vita di un uomo. Quando ci si riesce funziona, si apre una pagina e si capisce qualcosa di più di una persona. Ogni anno il Gambrinus racconta una storia semplice, con un protagonista che viene nominato re per un giorno. Come sempre è stata fatta una scelta. È successo così che tra i moltissimi personaggi possibili si è preferito un cittadino extracomunitario. La storia di Re per un giorno 2011 è quella del senegalese Mustapha Diop, di 47 anni. Con lui, al Coroneo, l'arte bianca si è colorata. Mi chiamo Mustapha Diop, sono senegalese, ho 47 anni. Sono arrivato qua nel 93 grazie a una borsa di studio del governo italiano tramite la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Mi sono laureato in economia e commercio nel 2000 e ho lavorato 7 anni in Italia dopo la laurea, prima di andare in Africa di nuovo per lavorare in quanto cooperante per la cooperazione internazionale. Sono rientrato l'anno scorso e lavoro adesso nella cooperazione sociale in quanto coordinatore amministrativo di due cooperative sociali. Una si chiama Polis, legata alle ACLI di Trieste, e l'altra, dove siamo in questo momento, si chiama Bread and Bar. E in questo posto facciamo prevalentemente pane destinato al consumo degli ospiti della casa circondariale, che ce lo compra una ditta esterna che ha vinto l'appalto per la somministrazione dei pasti all'interno del carcere. Quindi facciamo prevalentemente pane e dolci su richiesta. Il laboratorio è partito nel aprile e la produzione effettiva è partita nel mese di giugno tramite la commessa che abbiamo avuto tramite una ditta esterna che somministra i pasti. Sta andando bene, sono molto qualificati i detenuti, hanno fatto un corso di 800 ore in pasticceria e panetteria, hanno fatto anche corsi mirati per l'igiene e la conservazione degli alimenti, l'HACCP che conosce, e sono, diciamo, professionisti a tutti gli effetti. Lavorano bene, sono seri e veramente ci auguriamo che non appena escono abbiano un lavoro proprio nel settore, perché sono mestieri in questo momento che sono ricercati. L'altra cooperativa che è gemella di questa, che è fuori, la Polis, che vi ho presentato prima, si augura di, diciamo, dare un lavoro, inserire professionalmente le persone svantaggiate. Come lo sapete, un detenuto che esce, diciamo, dal carcere è sempre una persona svantaggiata dal punto di vista professionale. E quindi è in questo filone che abbiamo, diciamo, pensato a questa Polis, che sarebbe anche un vaso comunicante tra dentro chi sta dentro e lavora in panetteria e che sta fuori. Quindi ci auguriamo che chi esce da qua, in questo laboratorio, alla libertà, possa anche lavorare da noi alla Polis. Lasciare il suo paese, il suo villaggio per immigrare è sempre un dolore, diciamo, su tutti i punti di vista. Un dolore per chi viene, ma anche un dolore per le persone che lasci sul posto, insomma, no?
Nel mio caso sono stato fortunato perché immigrare tramite una borsa di studio dove tutto è garantito, dal biglietto al visto, al mangiare, all'abitare, è diverso dall'immigrare passando tramite le barche, come il caso Lampedusa, o passando tramite il deserto. Il ricordo del villaggio è soprattutto, come avete visto sulle foto che ho mostrato prima, è un'isola proprio vicino all'Oceano Atlantico, un'isola che avrà 2.500 abitanti che vivono di pesca e di agricoltura. Come tutte le isole, cioè, è un po' chiuso, nel senso che fino a pochi anni fa era distaccato proprio dal mondo, insomma, no? Poi nel frattempo c'è stato, diciamo, è stato creato un ponte che collega la terraferma al villaggio e questo ha facilitato le comunicazioni. Sono arrivato qua con l'idea di tornare a casa dopo la laurea, ma poi dopo ho cambiato idea, mi sono detto che prima di tornare a casa bisogna imparare un mestiere, imparare a lavorare bene e mi sento già pronto e maturato per tornare a casa. Però non si può tornare a casa dal giorno all'indomani, ci vuole anche un po' di garanzia, un po' di preparazione. Per tutti quanti, diciamo, gli africani, inserirsi qua è un po' difficile perché l'Italia non è come la Francia, dove cioè la Francia ha conosciuto l'immigrazione decenni e decenni anni fa, quindi l'immigrazione è una cosa recente in Italia. E quindi l'immigrato è ancora, diciamo, volato in una certa maniera. E quindi noi cerchiamo anche di smantellare, diciamo, queste barriere, questi pregiudizi proprio, cercare anche di dare il massimo di noi stessi. E in questo filone anche che sono qua, cercare anche di condurre un'impresa sociale e fare in modo che abbia successo. L'esame futuro è creare un'impresa qua, proprio mia, questa è l'impresa futuro, un sogno mio. Gli esami che ha superato Mustafa sono stati quelli dell'integrazione in un altro paese. Sono esami che non danno il tempo di cadere e di rialzarti. Dicono chi sei? E probabilmente chi sarai? Gli esami di un immigrato hanno forme più nascoste, la forma di un inizio. Ogni volta che inizi qualcosa di nuovo, ti trovi a misurare quanto sei pronto e capace per fare quello che stai iniziando. Usciamo dal carcere. È ora di ritornare alla nostra vita di ogni giorno, alle nostre prigioni mentali, si spera, con minori pregiudizi.